guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Pokémon Platino. Nella precedente parte abbiamo catturato Registeel e in questa andremo a catturare Regice. Allora, come potete vedere ho scambiato Luxray con Badiou perché è a un livello più basso rispetto ovviamente a Luxray, che era al 65 se non ricordo male, e poi perché ha paralizzante, quindi ci può tornare utile per facilitarci la cattura di Regice. E poi perché appunto, essendo più debole, più piccolino di livello, possiamo tranquillamente usarlo senza, diciamo, rischiare di ucciderlo con un semplice colpo come con Luxray. Con Registeel ci è andata bene perché essendo un Pokémon di tipo acciaio ha una difesa molto elevata. Però con Regirock può darsi che c'è anche una bella difesa, però per evitare problemi meglio non rischiare. Allora, troviamo l'MT69 Lucidatura. Adesso sto riprendendo un po' anche queste MT che troviamo. Vi ricordo, per chi magari si fosse perso una delle precedenti parti, per ottenere questi tre Pokémon, i tre Regi, bisognerà avere un Regigigas speciale, ottenibile solo tramite un evento. Per chi si fosse perso, per chi non sapesse come ottenere questo Regigigas, potete trovare il video tutorial nel mio canale, assieme al codice e ai metodi per attivare il tutto, diciamo, per attivare l'evento. E dopodiché basterà aggiungerlo in squadra e si sbloccheranno le tre grotte dei tre Pokémon leggendari. Ora, qua abbiamo Scacciabruma, se non sbaglio, che gliel'ho insegnata a Staraptor, esatto. Quindi almeno vediamo tutto, vediamo se gli ho saltato anche qualche altra Pokéball, magari. Allora, sembra che non ne abbia saltata neanche una, infatti no, ne ho saltata una qui. Allora, direi di andarla a prendere un attimo, perché tanto con la cattura dei Pokémon ci mettiamo poco e niente alla fine, se voi ci pensate. Ci mettiamo in circa 10 secondi tra lotta e tutto il resto. Ok, tanto almeno cerchiamo anche di recuperare i vari strumenti che non abbiamo preso nelle precedenti parti. Poi rimarrà l'ultimo Pokémon, l'ultimo dei tre Regi da catturare, Regirock. E infine andremo a catturare Regigigas, che, come ho detto, per me è un controsenso, perché se per ottenere i tre Regi, che sbloccano a loro volta Regigigas, dobbiamo ottenere un Regigigas speciale, cioè capite che almeno per me non è che abbia molto senso tutto ciò. Va bene. Ecco qui adesso appunto si sbloccherà la seconda caverna, quindi l'altra caverna dei Regi, del Regi. Ora vediamo un attimino. È la statua di un Pokémon, sembra emanare un qualche potere. Da una parte si leva una voce: con il nostro maestro devi calpestare ogni piastrella illuminata. Cioè praticamente come per gli altri due. Come per Registeel. Quindi presumo che anche per Regirock ci sarà la stessa procedura. Ok, quindi dobbiamo sempre avvicinarci alla statua. Ecco, Jaki! Yaki! Che cavolo diverso è! Ecco qui, signori, ecco Regice, livello 30. Siamo già avvantaggiati di livello, però ha le mosse di tipo elettrico, le mosse tipo ghiaccio che ci possono danneggiare un bel po'. Però già andiamo bene che l'abbiamo paralizzato già al primo turno, quindi stiamo andando alla grande. Ecco, troppo forte. Una delle mosse che avrei voluto evitare. Non mi ricordo se fa il contraccolpo oppure riduce, ecco, riduce tutte le statistiche, se non sbaglio. L'attacco, la difesa. Non so, attacco e difesa. Mi ricordavo male io allora. Vai, mega assorbimento, Badiou, recupera un bel po' di PS. E ovviamente mandacelo un bel critico. Non penso lo mandi in critico, però almeno un po' di danni li fa. Ok, non può agire, perfetto. Vediamo, abbiamo taglio. Beh, di nuovo mega assorbimento, almeno recuperiamo più PS possibili, signori. Dobbiamo farlo restare più possibile questo Badiou. Anche se poi ovviamente mandando gli altri Pokémon tranquillamente resistano. Maledizione, ecco. Aumenta l'attacco e la difesa, quelli che ha perso, e si riduce la velocità però. Questa è una mossa che hanno tutti e tre i Regi. E se non sbaglio dovrebbe avere anche questa mossa anche Regigigas. Non questo speciale, ma quello quello standard che cattureremo. Infatti dopo la cattura dei tre Regi andremo a catturare Regigigas. Cosa ovvia. Proviamo con taglio, signori. Vediamo quanto gli leviamo con taglio. Ecco, già con taglio leviamo un po' di più. Ok, ci sta andando bene perché la paralisi sta facendo effetto. Benissimo. Ok, di nuovo troppo forte. Quindi ci leva quanto ci ha levato prima, perché appunto l'annullamento dell'attacco e la difesa si è ripristinato. Noi adesso cosa facciamo per rimanere un po' più in vita? Usiamo Mega Assorbimento di nuovo! Sarà una lotta un po' noiosa, signori, però se voi ci pensate le parti dei Pokémon leggendari le facciamo in pochissimo tempo, veramente. Ci pensate neanche 10 minuti, li catturiamo tutti. Quello che ci ha... no, Arceus, se non sbaglio, 9 minuti e mezzo ci è durata la parte. Quindi vabbè.
Perfetto. Allora direi una. Ecco, per esempio, questa mossa l'avrei voluta evitare. Questa ci ammazza. Ci ammazza. Vedete, ci ha praticamente quasi ammazzato. La velocità cala, però avendo la paralisi dalla nostra, tu non puoi far nulla. Se riesco a mandarlo in rosso, basta così. No, vabbè, mi sa che un'altra volta lo dovrò colpire. Aia. Questo fa male. Ok, dai, un ultimo mega assorbimento. Mandalo in critico, per favore, perché altrimenti non posso più colpirlo, Cioè. Ok, non posso più colpire. Se esiste. È perfetto, perfetto. C'è quello che volevo. La paralisi. Vai, Badiou, recupera i PS e mandacelo in critico. Mandacelo. Mamma mia. Mamma mia, che fortuna. Però è andata bene. Ce l'ha mandato in critico come volevamo noi, signori. Ottimo, ottimo. Perfetto. Bravissimo, Badiou. Grande. Cioè, adesso più di così non lo posso toccare. Ok, uso il prossimo e gli mandiamo Star Raptor così mal che vada. C'ha anche prepotenza e gli riduciamo di nulla. Ah no, mi ero dimenticato che hanno il corpo chiaro tutti e tre. Allora, adesso non possiamo più toccarlo. Andiamo con le Ultra Ball. Iniziamo, vai. Al via la cattura. Dai. Niente, neanche una. Neanche un giro ha fatto. Niente, zero. Ecco, vento gelato. Questo farà abbastanza male perché Staraptor come difesa fa un po' pietà. Anche se la differenza di livello è abbastanza evidente. C'è il doppio di livello. Però la difesa si sente. Che è pochissima. Ma tutti i Pokémon volanti hanno una difesa abbastanza scarsa. Dai, neanche un giro fai però. Dai, cavolo. Almeno un giro. Fammi, cioè, giusto per darmi almeno la convinzione di riuscire a catturarti. Dai, cavolo. Cioè, ci ha levato pochissimo. Vedete, rispetto a Vento Gelato ci ha levato pochissimo. Dai, continuiamo con le Ultra Ball. Dai, fatti catturare. Dai. Dai. Niente, neanche un giro. Non si spreca proprio. Ma veramente, ma che stai a fare, oh? Ma veramente, cioè, veramente il nervoso ci sta dando. Mi sta dando, perché mi sta dando a me. Non so se a voi sta dando anche il nervoso. Va bene, vai, dai, per favore, almeno un giro, dai, fammi contento, un giro, dai, per darmi la soddisfazione. Uno, due, tre. Cioè, proprio al tre di tutto e tu esci, ma perché? Due, tre. Yes! Catturato finalmente Regice, signori. Perfetto, anche il secondo Regi è nostro. Ok. I dati di Regice sono stati inseriti. Andiamo a leggerli. Pokémon Iceberg, 1,80 m, 175 kg. Il suo corpo è costituito da ghiaccio dell'era glaciale. Mantiene l'aria ad una temperatura di meno 200 gradi centigradi. Cavolo. Perfetto. Ok, allora il box 1 è pieno. Ok. Ora. Sempre manterremo questa squadra anche per l'ultimo per Regirock. E dopodiché andremo a. Dopodiché faremo un po' di switch perché in squadra dovremmo avere tutti e tre i Regi, quindi Regice, Registeel e Regirock. Non penso anche il Regigigas speciale. E dovremmo trovarla a livello 70. Comunque, come Pokémon leggendario si può dire che abbiamo quasi finito. Ci sono rimasti solo Shaymin, Regigigas, Heatran e i tre Pokémon uccello leggendario. Quindi penso che abbiamo. Si può dire che abbiamo quasi finito. Alla fine è questo. E poi, dopo queste parti extra dei leggendari, signori, vi ricordo di scrivere nei commenti la vostra squadra per il rematch con i Super 4 barra campionessa. Mi raccomando, perché useremo. Io vorrei usare tutti i leggendari. Fatemelo sapere voi. Allora, vediamo un attimo dove. Eccolo qui, Regice Info. Ok, Pokémon rovine iceberg. Natura timida o timidone. Adora dimenarsi, ama il cibo dolce. Ecco, difesa speciale elevatissima. Allora, pestone, vento gelato, maledizione troppo forte. Ok. Va bene, signore, allora direi che per quest'altra parte è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare tutta la serie. Iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche del canale. Link utili trovate in descrizione, soprattutto quelli di G2A e Instant Gaming se volete acquistare giochi e abbonamento di 5 sconto. Noi ci vedremo nella prossima parte di Pokémon Platino, dove andremo a catturare l'ultimo dei tre regi, ossia Regirock. Ci vediamo, guys. Ciao!